La mia storia del mio incontro con Pierpaolo Pasolini nasce nel 1970-71, davvero un ragazzo molto molto giovane. Conobbi Pasolini nella biblioteca della piccola cittadina dove sono nato, venne per l'inaugurazione della biblioteca e gli feci una domanda al termine dell'incontro. Proprio su Teorema. Chi è l'ospite? È un rivoluzionario comunista? E lui mi rispose: no, pensalo come un angelo, ma è un angelo sterminatore, quindi di un padre, una madre, un figlio, una figlia e la serva. Sono cinque persone, ma soprattutto le quattro persone della famiglia non comunicano, non riescono a capirsi. Arriva l'angelo e stabilisce una comunicazione con loro attraverso la seduzione, una seduzione intellettuale e una seduzione anche fisica.